Ho piacere quest'oggi di intervistare Maurizio Micheli, che è il giornalista del Primo Canale, responsabile dello sport proprio di Primo Canale. Maurizio, domenica derby liguri tra Spezia e Sampdoria, 1-0 per lo Spezia, che partita hai visto? Ciao Patrizio, ciao a tutti. Direi una partita molto brutta, soprattutto nel primo tempo, estremamente equilibrata, nessuna delle due squadre voleva farsi male. E poi, come spesso accade in queste situazioni, viene decisa da un episodio. La Sampdoria ne ha avuti un paio con Caputo. Il primo non ha sfruttato il tocco tu per tu con Provedel sull'intuizione di Berezinski. Il secondo ha colpito il palo e invece lo Spezia ha avuto il merito con Verde di capitalizzare la propria palla gol. E quindi su quella ha costruito la sua vittoria, ineccepibile, perché chi segna ha ragione, e quindi direi che l'episodio ha fatto pendere pienamente il bilancio a favore dello Spezia. Sotto il profilo, diciamo, del gioco e della prestazione di entrambe le squadre, mi sembra che abbia un po' prevalso la paura di perdere. Solo un episodio poteva spezzare questo equilibrio, e così è stato. Ecco, la partita in sé, visto che tu sei di Monza, Genova, Sampdoria, anche Spezia, però più le... Che partita hai visto come giocata? Ma direi che le due squadre hanno giocato ad annullarsi a vicenda, ci sono riuscite, perché sostanzialmente per un'ora, anzi direi di più, non si è visto nulla. I due portieri sono stati di fatto inoperosi, perché poi anche il tiro di Gabbiadini all'inizio in realtà era viziato dal fuorigioco, quindi non era un'azione valida. Per cui hanno prevalso le fasi difensive sia dell'una che dell'altra, c'era grande paura di perdere questo confronto, quindi direi che nessuna delle due ha avuto sopravvento sull'altra, un po' più di possesso palla della Sampdoria, ma molto sterile. Ecco, al debutto in panchina per la Sampdoria Giampaolo, che doveva venire, è un nome che doveva venire a Spezia, è venuto a Genova. Che partita ha fatto giocare Giampaolo? Ma Giampaolo in realtà ha già dato da subito una piccola impronta, perché rispetto alla gestione d'Aversa si è vista una squadra che provava a fraseggiare di più quando aveva il pallone tra i piedi nel corto che non sul lancio lungo, e questa è una delle caratteristiche del gioco di Giampaolo, però lo ha fatto con scarsa qualità e oltretutto dovendo un po' snaturare un giocatore come Candreva, che ha costruito la propria carriera sulle corsie laterali come esterno, invece è stato adattato al ruolo di rifinitore, che nella Sampdoria non esiste perché non c'è un trequartista, quindi direi che l'ha impostata così e il primo risultato non è stato all'altezza della situazione. Ecco, Motta, che sembrava che dovesse esonerato da Napoli, l'ultima partita poi si è salvato, che Motta hai trovato e che squadra hai trovato dello Spezia? Beh, intanto forse un Motta che è abbastanza fortunato a livello personale, perché nel momento in cui rischia grosso le cose vanno per il verso giusto, però anche questo è un merito. E comunque, vista un po' più, diciamo, da lontano, tra virgolette, da quei 100 e pochi chilometri che ci separano, a me pareva sempre un po' eccessiva la messa in discussione di Thiago Motta, perché la rosa dello Spezia è una rosa magari in prospettiva di qualità, ma anche con molte lacune, con pochi giocatori di esperienza, senza una punta vera capace di fare molti gol. Quindi io credo che i punti raccolti anche prima da Thiago Motta non fossero da disprezzare così tanto. Bisogna mettersi d'accordo: o è l'allenatore che non va perché la squadra è forte, oppure l'allenatore ottiene risultati proporzionati alla squadra. Poi adesso nelle ultime partite addirittura ha fatto un salto di qualità ulteriore, perché lo Spezia è in una posizione quasi di tranquillità, e quindi credo che abbia trovato i giusti equilibri. Forse l'idea, in assenza di certi giocatori, di schierare a centrocampo dei terzini, dei difensori come Sala, come Kivior, ha pagato, sta pagando, e ha trovato la chiave per dare un po' di equilibrio ad una squadra che in certi momenti non l'aveva. Ecco, prima di parlare di singoli vorrei parlare di altre cose. Domenica allo stadio Alberto Picco 5.000 spettatori, come sappiamo, ma abbiamo visto molti sampdoriani, che poi c'è stato anche quel caso che avete detto voi domenica sera dei tifosi, del ragazzino che abbiamo visto la sciarpa, però abbiamo visto molti sampdoriani al Picco. In realtà sappiamo che tutte le altre partite sono state gli ospiti, sugli ospiti non c'erano, ma in realtà
sappiamo che puoi andare nelle tribune o in gradinata. Cioè, ecco, l'unica partita vera col pubblico è stata Spezia Sampdoria. Ma sì, io diciamo che conosco molti spezzini che tifano anche Sampdoria, oltre ovviamente allo Spezia, un tifo che poi magari si è più rinsaldato con lo Spezia in Serie A, ed è normale, ma tanti spezzini hanno, diciamo così, una seconda squadra, che a volte la Sampdoria, in qualche raro caso effettivamente il Genoa, in certi casi il Milan, la Juventus, ci può stare, fa parte del gioco. Io credo che quanto è accaduto sabato con la provocazione di alcuni ultra sampdoriani e domenica con la risposta di alcuni ultra spezzini sia da confinare in una cerchia ristretta. Poi nella maggior parte dei casi credo che i sampdoriani abbiano potuto andare tranquillamente al picco, come dicevi tu, con la sciarpa della Sampdoria, e ci sia un sentimento comunque di simpatia verso lo Spezia e anche da parte degli spezzini verso la Sampdoria. Poi quello che succede nelle frange più calde sono anche dinamiche che conosciamo poco. Devo dire, mi ha sorpreso questa scena della sciarpa bruciata data alle fiamme, non tanto per il fatto in sé, quanto perché anche nella mentalità ultra quello è un gesto che non si fa, perché è una mancanza di rispetto quello di bruciare il vessillo altrui, e quindi non so, forse è stato anche un gesto isolato nemmeno da parte di ultra veri e propri, ma non lo enfatizzerei più di troppo. Spero che possano essere ripristinati buoni rapporti tra le due tifoserie, che non sono mai state veramente gemellate, però neanche si sono mai odiate a tal punto. No, questo è importante, ma importante che vedendo le altre partite, c'erano soltanto gli ospiti locali, abbiamo visto che invece a Spezia c'erano gli ospiti anche della Sampdoria. Questo è importante. Sì, hanno fatto poca strada comunque per arrivare, ma credo alcuni siano arrivati da Genova, li conosco anche personalmente, e altri sono residenti a Spezia e dintorni e tifano anche per la Sampdoria. Ecco, Maurizio, parliamo un po' dello Spezia. Prima stai parlando dei singoli. Da fuori, da esterno e da giornalista proprio che non è di parte, chi ti sta piacendo o chi non ti sta piacendo, ecco, ti aspettavi da qualcuno di più, qualcosa di meno, ti ha sorpreso qualche giocatore dello Spezia? Ma ti faccio due nomi, uno che mi sta veramente stupendo in positivo è Jasi, che già era un buon giocatore, però addirittura si sta rivelando molto eclettico, perché si è adattato anche a ruoli non propriamente consoni alle sue caratteristiche di partenza, quindi direi che Jasi è una conferma da un lato e una rivelazione dall'altra. Per quello che riguarda i nuovi arrivati, io ad esempio sono e resto un estimatore di Kovalenko, ma penso che possa e debba dare di più allo Spezia, quindi forse ha un pochino deluso anche le mie aspettative, perché è un giocatore da cui mi aspetto qualcosa di più, forse ha pagato lo scotto dell'ambientamento al calcio italiano, ma ti farei questi due nomi, sicuramente Jasi in positivo, mentre Kovalenko al momento rimandato, non bocciato ma neanche promosso. Ecco, domenica al derby mancano proprio i due rispettini, Maggiore e Bastoni, che all'ultimo momento non ha potuto giocare. Sì, ma io l'ho sottolineato anche nei miei commenti, perché giustamente la Sampdoria aveva delle assenze importanti in difesa, Yoshida e Colley alla coppia centrale titolare, e l'ha fatto regalata allo Spezia perché non erano disponibili nell'uno, nell'altro, uno infortunato, l'altro in Coppa d'Africa. Però anche lo Spezia ha avuto due assenze importanti, una maggiore si sapeva e l'altra Bastoni dell'ultima ora, quindi si sono equivalse alla fine. Non ci sono motivi per diciamo recriminare o dare alibi alla Sampdoria in tal senso. Ecco, parliamo un po' di questo campionato di bassa classifica. 23 partite e lo Spezia 25 punti, ma nella statistica del campionato ha 0 rigori a favore. Non è andato dalla prima giornata a oggi, subito sì. Cosa ti aspetti, ma soprattutto che campionato hai visto, girone di andata e queste quattro giornate di ritorno, anche dei rigori, delle tre rigori? Beh, Genoa e Sampdoria obiettivamente malissimo nelle ultime giornate. Genoa in realtà è una vera e propria agonia prolungata, perché sia l'anno precedente che poi l'inizio di questa stagione ha avuto un andamento pessimo, sta vincendo veramente pochissime partite addirittura in un arco solare.
La Sampdoria ha avuto un momento anche positivo e favorevole con D'Aversa, che io non metto al muro perché ha dovuto fronteggiare situazioni esterne molto complicate, oltre alle assenze di cui dicevo prima, ma insomma lo sappiamo, il presidente in galera, il cambio di presidenza, Osti fuori, prima in tribunale, poi non ci sono mai arrivati, poi addirittura richiamato, quindi grande confusione, per cui D'Aversa si è un po' arrangiato, ha fatto quello che poteva. Vedremo quello che riuscirà a fare Giampaolo, di cui io sono un estimatore peraltro. Quindi Genoa e Sampdoria nell'ultimo tempo male, invece lo Spezia ha inanellato una serie di risultati importanti che hanno fatto morale, poi sappiamo che quando c'è il morale si riesce anche a sopperire ad alcune carenze, per cui forse lo Spezia sta andando oltre le proprie aspettative, mentre Genoa e Sampdoria sono sicuramente al di sotto, perché io sulla Sampdoria inizio stagione ho detto che negli 11-12 giocatori era pienamente attrezzata per salvarsi, per fare 40-42 punti senza soffrire, e invece adesso sta soffrendo per una serie di situazioni che si sono create. Sulla Sampdoria sono d'accordo anch'io, anch'io pensavo che si salvasse più tranquillamente come te, perché avevo visto giocatori importanti, dal portiere a Candreva, alti allo stesso Caputo, ecco, giocatori importanti. Mi ha un po' sorpreso, invece su Genova io lo vedo un po', me l'aspetto, perché ormai sono 5-6 anni che sta facendo questi campionati e sì, ogni anno cambia allenatori, però ecco, addirittura 4 allenatori in paga. No, confermo, quando tu ti trascini una situazione da tanto tempo di risultati negativi e di ripetuti cambi di allenatore, la colpa non è tantissimo dei giocatori, anche se poi sono i veri primi attori andando in campo loro, non è neanche tantissimo degli allenatori, ma io credo che sia la conduzione societaria. Ora, il Genoa ha svoltato sotto questo profilo. Però le prime mosse della nuova proprietà sono state contraddittorie, hanno dato l'impressione di guardare più a lungo periodo, poi sicuramente con Shevchenko hanno commesso un errore, ma stanno cercando di rimediare, quindi credo che adesso magari abbiano imboccato la via giusta. Lo diranno i risultati, il calcio insomma è molto giusto, perché poi c'è il metro dei risultati che dice se hai fatto bene o hai fatto male, da lì non si scappa. Ecco, Maurizio, mancano 15 partite al girone di ritorno, a quanto può essere la salvezza e secondo me che ci si può salvare? E parliamo un po' anche proprio dei campionati, nel senso, vediamo un po' com'è il campionato. Ma direi che se lo Spezia dovesse battere alla ripresa la Salernitana, intanto sarebbe spacciata definitivamente la Salernitana, che comunque a mio parere ha pochissime possibilità di salvarsi, e invece sarebbe quasi salvo lo Spezia, perché basterebbe arrivare da lì alla fine con dei piccoli passettini per raggiungere quella quota che io credo si assesti attorno ai 36 punti, poi può variare di uno in più, uno in meno, ma non dovrebbero servirne di più, anche se per sicurezza si dice sempre i famosi 40 punti. Certo, la classifica è anche un po' da mettere a posto. Ricordiamo che il Venezia deve recuperare la partita proprio con la Salernitana, forse anzi la vincerà a tavolino, quindi bisogna dare 3 punti in più al Venezia. La stessa Udinese ha da recuperare una partita, quindi potrebbe togliersi dalla lotta per non retrocedere. C'è da verificare veramente quale sarà il cammino del Cagliari, che è andato malissimo, adesso si è rimesso un po' in carreggiata, però anche il Cagliari ha pochi punti. Genoa sulla carta è molto in difficoltà a livello numerico, saranno decisive le prossime 3-4 partite, soprattutto due, direi che ne ha una con la Salernitana e una proprio col Venezia, e lì si giocherà la sua salvezza. La Sampdoria, se batterà il Sassuolo alla ripresa del campionato, io credo che poi Giampaolo potrà dare un'identità che la trascini fuori dalle secche. Dovesse andare male col Sassuolo, sarebbe veramente nei guai grossi. Io penso che venga più difficile per la Spezia domenica, è proprio il gol di febbraio, ecco la Salernitana, la partita un po' più delicata, e comunque se fa punti può, come dici te, fa bene. E poi invece le ultime due partite a casa, quelle più importanti in casa, che sono Cagliari e Venezia, perciò ecco, se fai punti con quello, ti metti, secondo me, varia dai 34 a massimo 36, però anche già 34 secondo me possono essere punti di salvezza.
Sì, sono d'accordo. È vero che l'effetto casalingo è un po' sfumato. Lo stesso Spezia ha fatto risultati migliori fuori dal picco che non in casa, perché ormai con pochi tifosi per le restrizioni, eccetera, eccetera, per disaffezione, per esempio nel caso della Sampdoria, che addirittura altro che 5.000, non ne raggiunge neanche più 3.000 in casa. Questo è un dato molto preoccupante. Il Genoa stesso ha fatto un po' di più, ma in altre partite è sceso al di sotto. Quindi direi che ormai non vedo grande distinzione tra casa e fuori, può succedere di tutto ovunque, e quindi bisogna puntare a fare punti ovunque, a non perderli da nessuna parte possibilmente. Ecco, cosa si dice verso la regione Ligure verso lo Spezia, visto che avete due squadre in Serie A da tanti anni, ecco. Ma guarda, noi come primo canale, quando lo Spezia è venuto in Serie A, intanto avevamo realizzato una lunga diretta per raccontare la promozione, e infatti insomma mi è anche un po' spiaciuto che da parte di qualcuno domenica ci sia stato un attacco un po' anche irriverente alla nostra inviata Emanuela Cavallo, che tra l'altro è spezzina doc, tifosa dello Spezia, bravissima, ed era lì per raccontare l'impresa dello Spezia, perché comunque noi da subito abbiamo ribattezzato le nostre trasmissioni chiamandole Liguria in A, per sottolineare la presenza dello Spezia assieme a Genoa e Sampdoria. Quindi noi abbiamo sempre tifato e continuiamo a tifare perché tutte e tre facciano bene, senza distinzioni. Poi ognuno ha la sua squadra del cuore, la sua passione, però credo che ci sia una passione comune per il calcio ligure. Avere tre squadre in A significa essere alla pari della Lombardia e di nessun altro, per cui è un grande risultato, cerchiamo di preservarlo e mantenerlo. In questo momento l'unica che ha, non dico la certezza, ma sicuramente ha una grande probabilità di riconfermarsi in Serie A, è lo Spezia. E Genoa e Sampdoria devono ancora conquistarle e lottare molto. Ecco, infatti ti stavo facendo una domanda, quante possibilità si può trovare prossimo anno in Liguria in Serie A? Quante possibilità secondo te? Ma in questo momento darei un 50-60% allo Spezia, direi anche un 70%, un 50%. 40 alla Sampdoria, un 15-20% al Genoa, perché comunque vado anche in ordine di classifica. La classifica dice questo: i punti a un certo momento della stagione cominciano a pesare. È anche vero che tra Genoa e Sampdoria la differenza è fatta dal derby vinto dalla Samp nei confronti del Genoa, altrimenti ci sarebbe un solo punto di distanza tra le due squadre se avesse vinto la squadra rossoblu. Quindi c'è ancora quella carta da giocare per il Genoa nel girone di ritorno. Ecco, che partita ti aspetti invece il 6 febbraio a Salerno? Che partita ti immagini? Nel senso, non ti faccio fare le formazioni perché ormai mancano sono troppo, però che cosa ti aspetti da quella partita lì? Lo Spezia ormai ha un atteggiamento abbastanza definito, ovunque giochi, contro chiunque giochi, fa la sua partita, e quindi penso che cercherà di vincerla proprio per sfruttare quello che io chiamo un set ball. Non è un match ball, però sarebbe un set ball importante. Battere la Salernitana significherebbe da un lato condannare definitivamente alla B i campani e incrementare la propria classifica in maniera importantissima. Quindi credo che tenterà lo Spezia di fare il colpaccio. La sosta forse non capita al momento giusto perché è una squadra lanciatissima e avrebbe magari potuto sfruttare l'entusiasmo che deriva anche dal vincere un derby regionale contro la Sampdoria. Invece c'è la sosta che frena e azzera un po' tutto, però è una squadra in forma, recupererà anche dei giocatori e quindi mi aspetto uno Spezia sicuramente in chiave offensiva. Grazie mille. Grazie a te.